Un saluto ad Enrique, che è arrivato anche dall'amico Piero Pelù, che lo ha affiancato negli ultimi concerti dal vivo e che oggi lo ricorda con affetto sui social. Pelù martedì uscirà con Spacca l'infinito, è un libro autobiografia che racconta la vita e la musica del frontman dei Litfiba. Anna Frangione lo ha incontrato, vediamo. Spacca l'infinito è un titolo assolutamente criptico anche per me che l'ho scritto. Non riesco a capire di che cosa esattamente si tratti, però mi affascina. Perché l'hai definito un quasi romanzo? È un quasi romanzo perché non è basato, diciamo, su una storia totalmente finta. Parla di due famiglie, quella di mio padre e quella di mia madre, da cui sono arrivato io, che sono poi la variabile impazzita di queste due famiglie. La musica non si arresta, non si dovrà mai arrestare, perché la musica è sicuramente una delle cose più belle che l'uomo ha inventato. Nel libro poi racconti anche da dove nasce il tuo interesse per l'ambiente, la tua attenzione per i cambiamenti climatici. L'idea di poter realizzare gli stessi manufatti e la stessa ricchezza, però con metodi compatibili all'ambiente, è l'obiettivo che in tanti ormai abbiamo davanti. Chi è il pirata Piero Pelù? Ma essere pirati vuol dire aver voglia di spaccare l'infinito in continuazione.